La ringrazio, mi dispiace che il Ministro Costa non sia venuto direttamente a rispondere, ma in pochi minuti semplicemente per ricordare che dal 2001 l'Italia ha in uso dei dati, purtroppo non veritieri, inerenti all'inizio della fase migratoria prenuziale degli uccelli. Può sembrare una cosa poco importante, ma non lo è. Con i dati in uso per scelta ISPRA le ricadute non sono di poco conto. In Italia la migrazione degli uccelli inizia un mese e mezzo prima rispetto agli altri paesi con la stessa latitudine. Pertanto è difficile applicare la legge 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e quindi siamo invasi da ricorsi al TAR, spesso e volentieri proposti proprio da quella Lega Italiana per la protezione degli uccelli, la LIPU, che immagino il Ministro conosca bene. Abbiamo quindi adesso l'occasione di metterci in regola finalmente. La procedura da seguire è quella indicata dall'articolo 1,7 bis della legge 157, che recita: il Ministro delle Politiche Comunitarie, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, provvede a trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche, dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui la presente comma. Questo però non è avvenuto, perché il Ministero dell'Ambiente invece ha provveduto da sé, non ha seguito le procedure della legge e ha inviato dei dati, un vero e proprio database alla Commissione europea, molto strani, anomali, peraltro non condivisi da nessuno, perché i soggetti interpellati, le regioni, il Ministero dell'Agricoltura e altri, non hanno condiviso questa scelta, che ripeto essere anomala perché si discosta da tutto il mondo accademico internazionale e anche buona parte di quello nazionale. Grazie senatore Bruzzone, prego Ministro. Grazie Presidente, rispondo all'interrogazione sulla base degli elementi comunicati dagli uffici del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con riferimento alle questioni poste. Si fa presente che il documento K-Concepts ha carattere puramente scientifico e stabilisce le date di fine riproduzione e inizio migrazione prenuziale per le specie di uccelli e degli allegati 2A e 2B della direttiva 147/2009/CE. La richiesta di revisione del documento da parte del Ministero dell'Ambiente è stata accolta nel 2017 e la Commissione europea ha avviato il processo di revisione dei key concepts. A livello nazionale la procedura di revisione del documento è stata seguita con grande attenzione fin dal suo inizio, nel maggio 2018. Il Ministero dell'Ambiente ha da subito definito con tutte le amministrazioni e i portatori di interesse la procedura di raccolta e condivisione delle informazioni per la predisposizione delle risposte da fornire alla Commissione europea, grazie anche a un pluriennale coinvolgimento delle regioni di ISPRA e dei vari portatori di interesse. Il procedimento di revisione affrontato dalla Commissione europea, anche a seguito delle osservazioni del Ministero dell'Ambiente sulle incongruenze presenti fra i diversi Paesi, si è conclusa nel mese di ottobre 2018 ed è stato svolto in piena trasparenza. L'Italia ha contribuito a sostenere la redazione da parte della Convenzione sulle specie migratrici di un Atlante delle migrazioni, i cui dati saranno disponibili nei prossimi mesi e che potrà costituire uno strumento utile a fornire elementi necessari per la coerenza dei dati fra tutti gli Stati membri. Occorre ribadire ad ogni modo che il Ministero ha già agito in osservanza della legge 157 del 92, che l'articolo 1,7.1 prevede che il Ministero dell'Ambiente trasmetta periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utile sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE. È opportuno evidenziare la qualità generale dell'osservato di ISPRA, i cui lavori, i cui tecnici specialmente, ma non esclusivamente in materia di studi dell'immigrazione degli uccelli selvatici, vanno annoverati tra i più importanti e qualitativamente validi nel panorama internazionale. Quanto alle incongruenze fra i dati di diversi paesi, che non riguardano solo l'Italia, queste, come già accennato, sono risultato dell'approccio per singolo Stato adottato storicamente dalla Commissione europea. L'Italia ha peraltro proposto di modificare tale approccio secondo il modello di Flyway, nella cui direzione va lo stesso Atlante delle migrazioni. Grazie. Grazie Ministro. Facoltà di intervenire. Replica il senatore Bruzzone. Presidente, la ringrazio. Io ho preparato anche una replica perché immaginavo che la risposta fosse di questo tenore. Il comma 7.1 bis dispone che le informazioni periodiche devono essere limitate a quanto previsto dalla direttiva Uccelli. Stiamo parlando dei KPC che non sono previsti dalla direttiva Uccelli.
L'argomento è regolamentato da un altro comma che prevede, come in realtà c'è stato, con scarso successo, il coinvolgimento del Ministero delle Politiche Comunitarie. Di fatto, con i dati inviati dal Ministero dell'Ambiente, anticipiamo ancora le migrazioni prenuziali. Adesso arriviamo a Capodanno. Quando andavamo a scuola, io, il Ministro e tanti altri, ma anche i ragazzi che vanno a scuola oggi, ci dicono che a primavera arrivano gli uccelli e vanno a fare il nido. Adesso cambiano dei dati, cambia tutto. Sembrerà molto strano, anche perché questi dati sono talmente difformi dagli innumerevoli pubblicazioni scientifiche accreditate nel nostro Paese, alcune delle quali anche dello stesso ISPRA, e sono altrettanto diversi dagli istituti scientifici statali, i pari ISPRA, di Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta, Croazia, persino la Romania e la Bulgaria. Siamo rimasti soli, siamo soli a sostenere l'insostenibile, e cioè che nella prima decade di gennaio gli uccelli migratori vanno a fare il nido. Non ci crede nessuno, tantomeno quelli che hanno lavorato su questo tema, magari avendo nei loro uffici affissi gli adesivi della LIPU, perché questo purtroppo ne sono anche testimone diretto. L'Italia quindi su questo tema è in contrasto col mondo accademico internazionale. Se si hanno delle posizioni politiche diverse, si dicano, se si è contro, si dica contro, ma non si dica che a Capodanno gli uccelli migratori fanno il nido, perché non ci crede nessuno. Questo sistema lo abbiamo visto in passato, signor Ministro, ricordo perfettamente il governo Prodi, quando aveva un Ministro dell'Ambiente, tal Pecoraro Scagno, che di danni ne ha fatti tantissimi e li vediamo ancora adesso. Sono sistemi che non ci piacevano allora, non ci piacciono neanche oggi.